Inaugurata oggi la scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, all'inaugurazione il Premier Matteo Renzi con il Ministro della Difesa Roberta Pinotti insieme al Comandante Tullio Del Sette e il Capo di Stato Maggiore della Difesa Claudio Graziano, oltre al Sindaco di Firenze Dario Nardella e alle autorità cittadine. In un giorno che, ammetto, pensavo che potesse non venire mai. Nella mia esperienza precedente di amministratore territoriale ho sempre sognato un giorno di poter vedere finalmente la scuola Marescialli nel suo luogo naturale, nel luogo in cui era stata pensata. Dunque per me oggi essere qui è un piacere e un onore, un piacere personale e un onore istituzionale, un altro onore istituzionale, un alto onore istituzionale. Non posso però non partire, signor Comandante Generale, dal prendere l'impegno che tutto ciò che servirà per concludere i lavori, sia nelle nuove palazzine che nel campo, negli impianti sportivi, anche assieme al Comune di Firenze, sarà realizzato. Dall'anno prossimo ospiterà 1.300 allievi marescialli che diventeranno 2.200 a pieno regime. Si tratta di un complesso che sorge su una superficie di 260.000 metri quadri a Castello, alla periferia nord-ovest della città. Una cittadella che vede la luce dopo 10 anni di intoppi, anche se la struttura non è ancora completata. Tra l'altro la Cassazione ha stabilito che l'intero progetto è stato realizzato con un efficiente sismico sbagliato, 1 invece di 1,2, e quindi non dovrebbe essere abitato né avere il collaudo.